superato il primo obiettivo del piano regionale di recupero delle liste d'attesa. Da quando è stato avviato a marzo con un investimento aggiuntivo di 50 milioni di euro, sono stati recuperati il 45% dei ricoveri e il 44% delle visite e prestazioni ambulatoriali arretrate. Ottimi risultati anche per quel che riguarda gli screening oncologici, mentre i tempi di attesa sono tornati ai livelli del 2018. Noi dovevamo ritornare nel 2022 a fare le stesse prestazioni sanitarie del 2019, cioè prima del Covid. Per raggiungere questo livello abbiamo un anno, che è questo anno del 2022. Nel primo semestre ci eravamo posti l'obiettivo di raggiungere almeno il 30% di questo obiettivo. Siamo ampiamente sopra il 40, quindi il sistema sanitario piemontese sta producendo ai livelli del 2019, ai livelli del pre-Covid. C'è un po' l'idea di modificare un sistema di un CUP che è sottodimensionato. Quello che invece è un sistema proattivo della regione in cui il cittadino preaderisce, cioè chiede di ricevere una prestazione, una visita o una prestazione ambulatoriale, e la regione, sulla base dell'azienda, della disponibilità e della residenza, invia un messaggio, invia una comunicazione che dà una prenotazione, un giorno e un'ora. Incendi boschivi. La regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità su tutto il territorio. Una decisione maturata in virtù del quadro meteorologico fornito dall'ARPA, che evidenzia condizioni di alto rischio a causa del caldo torrido e della mancanza di precipitazioni. La situazione è aggravata dalla pesante siccità. In queste condizioni l'innesco e la propagazione di incendi comporterebbero un ingente e non quantificabile prelievo d'acqua per lo spegnimento da parte delle forze operative. Nella situazione che stiamo affrontando, il rischio di incendi è maggiore che nelle estati passate, sottolinea l'assessore regionale Marco Gabusi. Per questo motivo la Protezione Civile ha potenziato il proprio dispositivo operativo costituito da vigili del fuoco e volontari del Corpo AIB Piemonte. Nel periodo di massima pericolosità, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata per disposizione nazionale. A questa si aggiungono le misure regionali che vietano fuochi entro una distanza di 100 metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile. Borse di studio. Via libera alle domande online per l'anno accademico 2022-2023. Il nuovo bando dell'Edisu presenta importanti novità. Su tutte l'aumento delle risorse disponibili grazie ai fondi del PNRR, che garantisce un aumento degli importi delle borse di 900 euro per gli studenti fuori sede, 700 per i pendolari e 500 per gli studenti in sede. Inoltre, il valore della borsa è incrementato del 15% per chi ha indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento, circa 23.600 euro, e del 20% per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Per studenti e studentesse diversamente abili l'importo è previsto del 40% in più. Come ha rilevato l'assessore regionale all'istruzione Elena Chiurino, l'investimento della regione ha raggiunto i 50 milioni di euro e contiamo di superarlo nel prossimo anno accademico. Il diritto allo studio è fondamentale per i nostri giovani e la Regione in questo settore cerca di dare il massimo supporto. Pericoli della montagna, incidenti domestici e stradali, incendi boschivi, alluvioni, frane, intossicazioni alimentari. Ogni giorno siamo sottoposti a innumerevoli pericoli naturali e tecnologici, oltre che agli effetti dei cambiamenti climatici. Molte situazioni si possono affrontare e gestire con due potenti alleati, la conoscenza e la prevenzione. Segui la campagna regionale Preparati A. Scopri cosa fare per non esporti a rischi. Scarica l'app ufficiale Meteo 3R e consulta regolarmente i bollettini di allerta. Non aspettare di trovarti in difficoltà. Vai su regione.piemonte.it/laforzadellaprevenzione. Ora siamo preparati, perché prevenire è meglio che rischiare.